Laggiù c'è la gupanna. Potrebbe esserci ancora dell'attrezzatura a chiappa branchie. Bene, un po' di legno rottami tutti per te. Dovresti riuscire a farne buon uso. Vai col laccio. Sforacchiali tutti! Ti stavano aspettando. Conquistare questa fortezza porterà la pace tra le vostre tribù. Lo spera. La fortezza di una tribù non è come un avamposto. Si tratta di una sfida più impegnativa. Sono riusciti a portare una palla boom vicino al forte e il piano consiste nel farla esplodere. Tuttavia, per farlo mantenendo le distanze, avrei bisogno di una torcia inestinguibile. Crede che una torcia qualunque si spegnerebbe se lanciata da lontano. Devi aggiungerci un po' di detonapolvere per renderla inestinguibile. Ecco! Yeah.
rimasta a metà salute. Rinfrescante. Vuoi davvero restare in giro di notte? Quel cranio. Ti è rimasta a metà salute. Difficile vedere lontano nell'oscurità. È il momento di liberare la tribù rivale, limitando il più possibile i danni, mentre ti fai strada verso il loro Sifu. Specifica che manipolare i risultati in tuo favore, in preparazione dell'assalto al forte rivale, è una cosa. Thank you.
stabile e piacevole. Il mega muota sbuffo in quella gabbia potrebbe causare guai se... Levati da davanti il mega muota sbuffo. Coi pugni. Il filartiglio sembra abbastanza resistente da abbattere un cancello. Devi mirare bene, sparare e tirare. I Picho sostengono l'evoluzione naturale e il dogma che solo il più forte sopravvive. Vogliono assecondare l'evoluzione conquistando le tribù, in quanto le ritengono tutte troppo deboli. C'è nessuno in casa? Non si aspettava che sarebbe andata così. Ti sarà difficile scamparla con le parole. Ritiene che un combattimento non sancisca chi ha ragione, ma solo chi è sopravvissuto.
il Sifo rivale è sconfitto. Il destino della sua tribù è nelle tue mani. Il loro destino è nelle tue mani. Ma le conseguenze di questa scelta plasmeranno il tuo destino. Lascia che sia tu a decidere il destino del Sifo rivale. Ma ti consiglia di avere pietà, perché ogni azione, buona o cattiva, comporta sempre delle conseguenze. Apprezza il tuo modo di pensare. Trasformare i nemici in alleati, se possibile, è una mossa furba. E così sei l'artefice del tuo destino, nel bene e nel male, e non puoi tornare sui tuoi passi. Saranno fianco a fianco, finché non saranno ristabiliti l'ordine e la stabilità. Hanno ottenuto un grande risultato per la tribù e la terra, vincendo la guerra. Col tempo, le altre tribù capiranno la vostra visione delle cose. Riunire le tribù è stato un grande passo, ma il destino del mondo dipende dal trionfo del bene. L'albero della vita è ancora in piedi, ed è compito tuo. Il nunciaco dei Picciu. Mug dice di essere stupito. C'è un mostro in meno in circolazione. Mug dice che grazie a te è riuscito a tracciare tutti i mostri. Appena spargerà la voce, i tuoi amici e alleati conosceranno le cose e i luoghi da evitare. Mug crede che tu stia pensando l'esatto opposto e che sei impaziente di trovarne altri. Pensa che il tuo impeto potrebbe rivelarsi utile da queste parti. Ha sentito che adesso hai un'arca tutta per te. Quella sì che è una bella preda. Immagina quante cose potrai ammozzare adesso. Immagina che puoi viaggiare dove ci sono nuovi mostri. Pensa che con te l'arca finirà a prendere polvere, visto che il mondo è a posto. Lui invece la userebbe spesso. È perfetta per ammozzare mostri sulla spuma. Pensa che tu stia facendo progressi nell'abbattere questo mondo. Ed è proprio il destino che si merita. In ogni caso, quell'arca sembra proprio una bellezza. Abbiamo qui qualcuno che cerca una via d'uscita, casomai tutto il resto fallisse. C'è un posto libero sull'arca, se volessi decidere di condividerlo. La tua scelta mi rende felice! Siamo nati soli, viviamo da soli, perciò non andiamo incontro alla fine da soli! Ce la caveremmo meglio da soli, tutti soli. Gli altri sono solo strumenti per il nostro fine. Stare da soli è diverso dal sentirsi soli, e al momento non c'è motivo per sentirsi così. Andrà tutto bene, vedrai. Il fine deve giustificare i mezzi. Speriamo che l'arca sia forte a sufficienza da portarci tutti verso il futuro.
Come giuro, Vavasene. Dice che aveva ragione su di te. Sei una mozza mostri con del cervello. Non vede l'ora di partire con te verso nuove lande e nuovi mostri da ammozzare. Che stile!